Manfredonia TV, buonasera e benvenuti al quarto appuntamento con Salotto Culturale, un programma ideato e condotto da me, Giulia Rita D'Onofrio, sulla nostra emittente televisiva. Vi invito a seguire la diretta sia sulla pagina Facebook della predetta emittente Manfredonia TV, ma anche sul nostro canale YouTube. Ringrazio la regia e l'impeccabile supporto tecnico di Andrea Colaianni e prima naturalmente di salutare l'ospite presente nei nostri studi questa sera, volevo ricordare ancora, sottolineando e ringraziandovi per la vostra immensa generosità nel aver condiviso sui canali social l'appello per la donazione del plasma iperimmune per una cara amica di Manfredonia che ne ha davvero bisogno, quindi sulla pagina Facebook mia e di tantissime altri amici e colleghi che l'hanno condiviso, potete gentilmente, qualora aveste lo stesso gruppo sanguigno, contattare quei numeri telefonici a disposizione o contattare la sottoscritta e provvedere quanto prima, data la gravità della situazione, a fare questa donazione. Bene, chiusa, archiviata momentaneamente questa parentesi, io ringrazio per aver accolto l'invito della nostra redazione ed essere presente con noi questa sera nei nostri studi al dirigente scolastico dell'IPO a Michele Lecce, istituto alberghiero con sede a Manfredonia e San Giovanni Rotondo, il professor Luigi Talienti. Buonasera Luigi. Buonasera a tutti e grazie a voi per l'invito che ho colto con piacere, perché quando la tematica da trattare è la scuola, penso che sia un tema trasversale che riguardi tutti e possa essere attenzionato dall'intera comunità territoriale. Bene, io vi presento brevemente la biografia di Luigi Talienti, nato a Foggia e prima naturalmente di addentrarsi in maniera impeccabile nel suo ruolo di docente e di dirigente, ha lavorato presso gli istituti di credito ed ha poi conseguita, dopo la laurea in giurisprudenza, l'abilitazione alla professione forense, esercitando la professione di avvocato fino al 1 settembre del 2019. Con spirito di abnegazione e totale dedizione ha ricoperto per ben 16 anni il ruolo di insegnante carcerario, ma anche di assistente volontario e di avvocato presso la casa circondariale di Foggia. Ha ricoperto altresì la mansione di docente vicario fino all'anno 2019 presso il CPA 1 di Foggia. E inoltre formatore nei corsi professionalizzanti a partire dall'anno scolastico 2019-2020. E come ricordato nella parte incipitaria della nostra trasmissione, è dirigente scolastico dell'IPO Michele Lecce, a cui sta effettivamente dando un volto nuovo dell'istituto alberghiero, di cui veramente si parla con grande stima e grande professionalità, con sede a Manfredonia e San Giovanni Rotondo. Luigi, apriamo subito la scaletta di questo quarto appuntamento parlando di un evento recentissimo, qualche giorno or sono, in occasione della celebrazione della Festa Internazionale della Donna. San Giovanni Rotondo, naturalmente con tutte purtroppo le ristrettezze richieste dalla crisi epidemiologica del periodo, ha celebrato l'inaugurazione del laboratorio di sala e cucina dedicato alla memoria di una grandissima dirigente, Adriana Ravviso. Questa dedica, solo a sentirla menzionare, mi emoziona,
perché evoca un pensiero virtuoso, un pensiero positivo e soprattutto un esempio che la dirigente Ravviso ha fornito a tutti noi. Noi dirigenti, no, anche i più datati, hanno preso in considerazione il suo operato, utilizzandolo come un punto di riferimento e un esempio da emulare. La Ravviso ha segnato un passaggio fondamentale anche nella nostra comunità scolastica, perché in effetti l'ha diretta egregiamente alla fine degli anni 90. E ha voluto fortemente la realizzazione di un laboratorio di sala e cucina, di cui l'istituzione era priva. Quindi, siccome la Ravviso ha posto al centro dei suoi pensieri sempre gli studenti, è stata una segreteria decentrata dei servizi sociali, ha fatto del bene, ha aiutato gli studenti non solo nell'ambito scolastico, ma anche in ambito extrascolastico. Gli alunni con maggior disagio erano raggiunti sempre dalla dirigente. Probabilmente io ho molto da imparare, abbiamo solo un elemento in comune, l'amore incondizionato verso gli studenti. E quindi ha voluto fortemente la realizzazione di questo laboratorio. Io non sapevo che avesse diretto quell'istituzione scolastica, però ho avuto l'onore di conoscerla direttamente, quando ero un giovane docente del CTP, per realizzare dei progetti condivisi a favore di alunni extracomunitari, a favore di alunni disagiati. Diciamo un segmento scolastico un po' trascurato. Allora, nel momento in cui si voleva agire in maniera fattiva e proattiva a favore di questi studenti, io ho colto l'opportunità e ho chiesto aiuto alla dirigente Ravviso, che ovviamente non mi ha fatto attendere più di 2 secondi per accordarmelo. Quindi, io penso che alla base di un processo di crescita, non solo personale, non solo professionale, ma alla base di un processo di crescita di una comunità scolastica, non si possa prescindere dagli esempi virtuosi che provengono dal passato, perché il processo di crescita è caratterizzato da un'azione di continuità che lega il passato, il presente e il futuro. E quindi inevitabilmente bisogna cogliere la positività di questi esempi. Io nel mio piccolo, perché ripeto, io devo crescere, come deve crescere ancora la comunità scolastica, cerco di emularla a livello professionale, ma mi è sembrato opportuno, anche per il feedback che la comunità scolastica mi ha fornito, in quanto molti membri dell'attuale comunità scolastica hanno avuto l'onore di lavorare insieme alla dirigente Ravviso, è stato un feedback positivo e uno stimolo. Mi veniva spesso nominata la dirigente Ravviso ha voluto questo laboratorio. Allora, siccome la normativa ce lo consente, abbiamo provveduto, previo atto autorizzativo dell'organo collegiale competente, alla dedica di questo laboratorio. Parliamo di una presenza, non di una celebrazione di un ricordo, perché gli esempi positivi restano sempre vivi e sono sempre presenti, seppur in una stanza accanto. Bene, preside, invece prossima è l'inaugurazione del laboratorio di pizzeria e panificazione presso la sede dell'IPOA di San Giovanni Rotondo. Sì, questo è un altro tassello che abbiamo aggiunto nel corrente anno scolastico. L'abbiamo aggiunto grazie all'impegno pervicace della comunità scolastica, intesa nella sua integrità ovviamente, grazie ai finanziamenti governativi che, a mio dire, abbiamo sapientemente centellinato per realizzare questo laboratorio. Un laboratorio molto importante. Perché molto importante? Perché mira non solo a formare in un altro settore dell'enogastronomia i nostri discenti, ma mira a creare in ottica prospettica una linea di continuità con il mercato del lavoro. Quindi siamo molto soddisfatti della realizzazione di questo laboratorio, che a breve sarà fruibile, e spero a tal proposito che la scuola venga riabitata in maniera graduale e nella sua fisiologica normalità. Significa che questo periodo pandemico l'abbiamo messo alle spalle. Però è stata una realizzazione molto importante, ripeto, che rappresenterà un supporto e un segmento formativo per i nostri ragazzi di indiscussa rilevanza,
anche perché crea una continuità immediata e diretta col mercato del lavoro. Quindi acquisiranno anche l'arte, la cosiddetta arte bianca, i nostri ragazzi. Noi cerchiamo di operare a 360 gradi perché vogliamo favorire e porre le basi di una didattica di qualità, di una didattica costruttiva, ma anche di una didattica che sia prodromica al loro inserimento nel mercato del lavoro. Bene, preside, invece, tornando presso la sede di Manfredonia, l'inaugurazione, lei mi ha parlato del laboratorio Zito di Manfredonia anche. Allora, la nostra realtà scolastica, la nostra comunità scolastica è articolata e complessa perché non opera su un unico territorio, opera su due territori splendidi. Ovviamente non sussiste un dualismo tra territori perché l'istituzione scolastica è unica, agisce con una sola anima, agisce in un'unica direzione e agisce in maniera sinergica. Io sono per il principio della par condicio. Quindi, nel momento in cui si è reso onore a una dirigente splendida come la dirigente Ravviso, contestualmente mi sembra doveroso, e questo sempre a seguito del feedback della comunità scolastica, che il dirigente, se non ha questo feedback, non può prendere decisioni in maniera unilaterale, sarebbe inopportuno. Sarebbe deleterio, ritenuto opportuno dedicare per lo stesso impegno profuso per la nostra comunità scolastica il laboratorio di sale e cucina di Manfredonia, che finalmente dopo 5 anni è diventato operativo per quanto riguarda la sede di Manfredonia, al dirigente scolastico Giambattista Zito. Perché l'abbiamo voluto dedicare? Perché anche egli, nel suo breve passaggio presso la nostra comunità scolastica, nell'ambito del suo mandato, ha con pervicacia non solo ottenuto l'assegnazione della sede di Manfredonia, ma anche posto le basi per la creazione di questo laboratorio. Seppur tale obiettivo si è raggiunto negli anni a seguire, ovviamente ringrazio anche i presidi che si sono succeduti, però l'impegno che ha fornito uno stimolo a tutto il resto, sicuramente l'ha profuso il dirigente scolastico Giambattista Zito, persona eccezionale, galantuomo, un uomo di scuola, un uomo che univa, un uomo che amava, un uomo che anche egli poneva al centro del suo lavoro e dei suoi pensieri gli alunni. Penso che quando un dirigente scolastico, un operatore dell'educazione, ponga al centro, come giusto che sia, il bene dell'alunno abbia un valore encomiabile, non solo a livello personale, ma un valore che di traslato si tergiversa ovviamente nel successo dell'alunno stesso, perché quando l'alunno è supportato viene accompagnato al successo. Noi abbiamo l'onere, l'onore di accompagnare i nostri ragazzi nella realizzazione dei loro sogni. A quest'età devono avere anche la possibilità di sognare. Già in questo periodo sono stati privati della loro fantasmagorica quotidianità scolastica ed è una privazione molto, molto sofferente, ovviamente a tutela di un bene supremo che è il bene della salute. Però, nonostante il periodo pandemico, nonostante il momento critico, noi non dobbiamo smettere di pensare al loro futuro. In effetti, come comunità scolastica, abbiamo cercato di creare tutte le modalità di contatto per mantenere un collegamento vivo, che non sia solo di forma, ma anche di sostanza, con i nostri ragazzi. Inizialmente con io dico, una sana improvvisazione. Io benedico quell'improvvisazione perché l'anno scorso, quando è iniziato tutto, noi ci siamo trovati impreparati nell'immediatezza, ma nell'immediatezza la cosa a cui abbiamo pensato era quella di non perdere il contatto con gli alunni. Allora li abbiamo raggiunti con WhatsApp,
Noi adesso abbiamo tutti gruppi con i nostri alunni di WhatsApp. È stato uno strumento che nell'immediatezza ci ha consentito di far percepire loro la nostra presenza. Poi abbiamo strutturato, ovviamente, pianificato altri strumenti di collegamento che dico che ad oggi risultano comunque strumenti positivi. E ovviamente in questo periodo abbiamo operato all'insegna di un'ottica prospettica. Quest'ottica prospettica approda un'unica meta, quella di ritornare a una più adeguata normalità. Non di ritornare alla normalità che abbiamo vissuto. Sulla scorta dell'esperienza di questo vissuto in questo periodo, noi dobbiamo tornare a una più adeguata normalità. Normalità. Bene, preside, esaustivo come sempre, facciamo adesso il punto sul processo invece di riqualificazione scolastica con annessione ITS. Questo è un altro passaggio fondamentale che mi inorgoglisce. Ripeto, noi agiamo e pianifichiamo non rispetto al breve termine, ma ci proiettiamo verso il medio e lungo termine. In questa prospettiva, noi dobbiamo allargare gli orizzonti dei nostri ragazzi, anche le loro ambizioni. Perché no? Loro devono essere ambiziosi. E ovviamente un tassello che, a mio dire, era essenziale, era quello di consentire ai nostri ragazzi di avere una prospettiva di studio oltre il percorso scolastico ordinario. Quindi l'annessione a un ITS, Istituto Tecnico Superiore, ovviamente garantisce loro un'ottica prospettica e una specializzazione degli studi che loro hanno condotto nei 5 anni presso la nostra istituzione scolastica. Quindi abbiamo lavorato anche in tal senso e sabato scorso, questo altro tassello fondamentale, abbiamo deliberato la nostra annessione all'ITS Agroalimentare di Locorotondo come membro partecipante della nostra istituzione scolastica. Quindi i ragazzi, dopo aver conseguito il diploma, avranno quest'ulteriore possibilità di specializzazione. E penso che sia un altro risultato positivo che l'istituzione scolastica ha raggiunto. Bene, nonostante, mi preme sempre sottolinearlo, le ristrettezze del periodo dovute, come abbiamo sovente ricordato, all'emergenza epidemiologica, l'IPO a Michele Lecce continua inarrestabile la sua corsa. E a tale proposito io volevo sottolineare, data la straordinaria disponibilità anche del dirigente scolastico, la collaborazione, seppur in maniera chiaramente minimale, con la tradizione carnacialesca di Manfredonia. E a tale proposito abbiamo anche preside un video che è stato realizzato dal nostro impeccabile regista Andrea Colaianni, che chiedo subito di poter vedere. La visione di queste immagini, come mi capita di sovente ogni volta che ho accesso nelle due sedi della nostra comunità scolastica, mi emoziono, perché vedere i ragazzi, gli studenti all'opera, con impegno, dedizione, seppur tengo a precisare, in una rappresentazione fortemente ridotta, in quanto viene garantito con soverchio ossequio il rispetto dei protocolli anticontagio, e quindi le presenze sono ridotte proprio al minimo, però è emozione vedere questi ragazzi che apprendono un'arte che potranno, e mi auguro possano utilizzare per soddisfare le loro ambizioni lavorative. Per quanto riguarda la nostra partecipazione al Carnevale, penso che sia stato un atto dovuto e sentito. Dovuto perché? Perché i ragazzi, per proiettarsi verso il futuro, devono conoscere le tradizioni del territorio in cui vivono. Si deve consolidare uno spirito identitario con la scuola e con il territorio. Beh, parliamo di Manfredonia, penso che
l'evento carnevalesco abbia una rilevanza storica, oserei dire. Quindi perché no? Perché no? Anche in questo periodo pandemico, seppur ripeto, nel rispetto ossequioso dei protocolli, non aderire con una modalità differente rispetto a quella che ha contraddistinto la tradizione carnevalesca a Manfredonia negli anni. Quindi i ragazzi si sono impegnati nel realizzare prodotti tipici del territorio e prodotti tipici della tradizione carnevalesca. D'altronde si sono esercitati, perché segmenti importanti della loro preparazione è rappresentato dalle esercitazioni laboratoriali. È stata un'esercitazione condotta dagli alunni del Serale, perché da quest'anno presso la sede associata di Manfredonia, così come presso la sede legale di San Giovanni Rotondo, è attivo anche il corso Serale. Alunni che hanno oltrepassato l'età scolare, ma che operano e si impegnano con dedizione al pari degli alunni che ottemperano a un obbligo scolastico e frequentano il percorso scolastico nell'età scolare. Questo è un ulteriore tassello della nostra comunità scolastica. E ripeto, queste sono immagini che a me fanno piacere, perché adesso parlo a titolo personale, parlo sempre col cuore e con la pancia, non da dirigente scolastico. Mi danno proprio la percezione di una comunità educante viva. Quindi quando una scuola, al di là del tipo di scuola, e adesso parlo dell'alberghiero perché rappresento l'alberghiero, ma la scuola è unica. Quando una scuola dà prova tangibile di essere viva, penso che sia un motivo d'orgoglio non per il proprio dirigente, ma per la popolazione studentesca che la frequenta. Ripeto, non parlo come principio della mia scuola, ma parlo proprio della scuola in generale. Bene, preside, ok, allora mentre stiamo ancora guardando questo video realizzato appunto da Andrea Colaiani, ringrazio anche la regia per averlo mandato in onda durante la nostra puntata. Io invece vorrei fare il punto su un altro tassello fondamentale, il percorso post-scolastico, post-diploma, relativamente alle prospettive future dell'istituto alberghiero e degli sbocchi lavorativi, quindi nel mondo del lavoro. Non è dallo scorso anno, ripeto, prima che tutto è stato sospeso, ma auspico che a breve possa riprendere tutto ciò che è stato interrotto bruscamente in maniera imprevista. Noi abbiamo instaurato delle relazioni importanti sul territorio, anche perché l'istituzione scolastica deve collocarsi come agenzia di socializzazione formale e inevitabilmente deve avere delle relazioni sul territorio, deve porsi come punto di riferimento del territorio. E abbiamo instaurato delle relazioni con operatori economici del territorio, anche perché, come più volte ho ribadito, penso che i nostri ragazzi debbano avere la possibilità di scegliere. Non priviamoli di questa scelta. Molti per necessità vanno via in maniera brusca, in maniera sofferente, lasciando la propria terra madre. Allora, siccome noi operiamo in un territorio, San Giovanni e Manfredonia, che ritengo abbia tutte le strutture, le tecnostrutture per garantire ai nostri ragazzi un futuro, allora i ragazzi devono esercitare una scelta. Nella scelta ovviamente ci deve essere contemplata la possibilità di rimanere. Questa possibilità di rimanere ovviamente deve essere supportata da un'azione oculata da parte della scuola, perché i ragazzi devono dare prova della loro preparazione, della loro preparazione sin dall'essere studente e quindi anche durante il percorso di studi, non solo al termine del percorso di studi. E quindi abbiamo dato la possibilità di effettuare stage, di effettuare esperienze lavorative presso questi operatori economici. Beh, dico che molti ragazzi all'esito del diploma hanno ottenuto un posto di lavoro stabile.
Un esempio è un ragazzo di San Giovanni Rotondo che si è trasferito in Svizzera e con orgoglio posso dire, siccome è stato segnalato dalla scuola perché era un ragazzo molto preparato, le sue doti sono state decantate anche dal ristoratore svizzero. Questa conferma che comunque quotidianamente, di questo devo ringraziare i docenti, il personale ATA, inteso in tutte le sue componenti, ci mettono passione, impegno e dedizione e i risultati sono apprezzabili. Ovviamente questi risultati in una situazione di normalità devono essere rafforzati e non devono rappresentare l'eccezionalità di un'eccezione, ma devono rappresentare l'eccezionalità di una regola virtuosa. Bene, preside, una scuola operativa davvero su tutti i fronti e non possiamo mancare di sottolineare quello della solidarietà, molto molto cara come argomento e come tema al qui presente dirigente. E a tale proposito vorrei spendere anche due parole circa la collaborazione con la Caritas di Manfredonia. Allora, premetto, tu prima hai evidenziato i ruoli che ho ricoperto a livello professionale. Devo dire che a livello personale sono stato sempre un volontario, sono un volontario e sarò un volontario e lo dico con orgoglio e penso che sia la tappa più bella che abbia raggiunto nella vita. Perché l'essere volontario significa comprendere che il donarsi rappresenta un valore aggiunto che arricchisce il proprio sé, ma arricchisce anche il beneficiario della donazione. Io ho constatato negli anni che viviamo in una società che molto spesso vive all'insegna di una doppia velocità. C'è chi corre troppo in avanti e chi resta indietro. Se chi corre troppo in avanti significa che ha un potenziale, significa che ha delle competenze, che ha delle doti, secondo me dovrebbe avere anche la sagacia e l'umiltà di fermarsi un secondo e volgere lo sguardo all'indietro, perché le persone che restano indietro meritano di fare un passo in avanti. È un riconoscimento della loro dignità. È un riconoscimento del loro disagio che deve essere oltrepassato, è un riconoscimento del loro stato di bisogno che deve essere supportato. L'essere volontario ha migliorato tanto la mia persona, ma lo dico, ripeto, non per esaltare delle doti personali, non è questo il momento, non è questa la sede, non è questo il luogo, ma voglio dire, non è questo il tema su quale, rispetto al quale enfatizzare delle doti personali, però il mio vuole essere un esempio che ho vissuto in prima persona. Dal momento in cui ho deciso di donare, ho oltrepassato molti problemi che ho ritenuto subito dopo problemi inesistenti, perché sono entrato a contatto con problemi reali. Quindi sulla base della scorta positiva della mia esperienza, l'essere volontario invade tutti gli ambiti sociali della vita. Quindi, perché no, anche in un anno in cui è diventato obbligatorio l'insegnamento della trasversale dell'educazione civica, perché non consentire ai nostri ragazzi di interiorizzare il valore della solidarietà? Il valore della solidarietà è un altro valore che deve essere acquisito nei banchi di scuola. Siccome noi operiamo in un certo settore, il settore enogastronomico, all'esito delle esercitazioni, qui ovviamente prepariamo pasti, non esauriamo l'esercitazione in quel momento, ma tutto ciò che prepariamo cerchiamo di donarlo a chi non ha la possibilità di soddisfare un bisogno primario, un bisogno primario. Quelle persone, lo dico con dispiacere, a quelle persone che hanno fame e non possono soddisfare questo stato di bisogno. Quindi la scuola non solo opera per sedimentare questi valori, perché ripeto, oltre, mi auguro, a diventare
famosi chef, i nostri ragazzi dovranno essere cittadini virtuosi ed esempio per la comunità di appartenenza. Quindi devono avere un senso civico, e questo senso civico non può prescindere da quella solidarietà che ci dovrebbe unire. Io dico che all'esito di questo brutto periodo, e ribadisco, mi auguro di metterlo presto alle spalle, noi dobbiamo ripartire più forti di prima, e se non consolidiamo questo spirito solidale, ripartiremo più deboli di prima. Assolutamente d'accordo. Preside, facciamo il punto sulla sua esperienza, oltre che di assistente volontario e di avvocato, di docente in carcere, dove lei ha insegnato per ben 16 anni. Beh, diciamo che la docenza in carcere inizialmente è stata una scelta, lo confesso, è stata una scelta di mera opportunità. Era un giovane docente che al suo primo incarico ha avuto la possibilità di prestare servizio in una sede ubicata nella propria città. Quindi è stata una scelta d'opportunità. Ma perché questa sede era libera? Perché quasi in maniera totalitaria veniva rifiutata, in quanto considerata come sede scomoda, sede non consona alle aspettative di un docente con ambizioni di carriera. Beh, dopo i primi giorni di titubanza, tutto questo malessere è stato oltrepassato. Anzi, percepivo una spinta ad agire nel rispetto delle regole, perché lì bisogna trasmettere il valore fondante della regola, a favore di questi ragazzi. Io parto da un presupposto. Allora, questi ragazzi sono stati giudicati dalla giustizia, quindi sono stati ritenuti colpevoli di un reato e sono stati condannati per lo stesso. Ma nel momento in cui si è condannati inizia un ulteriore percorso. Questo percorso non lo stabilisce il docente o il dirigente Luigi Taglienti, lo stabilisce la nostra Carta Costituzionale. Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 27 della Costituzione, la pena deve essere riabilitativa. Che significa che deve essere riabilitativa? Che comunque si devono porre quelle basi, che molto spesso vengono disattese, porre quelle basi per ridonare alla società un cittadino ravveduto e rinnovato nello spirito. Ovviamente all'interno del carcere, nell'ambito del percorso trattamentale riabilitativo, assurge il ruolo fondamentale la scuola. Allora mi sono detto, se nessuno ci vuole venire e io l'anno prossimo vado via, questo percorso è un percorso che non porrà mai le basi e non avrà una progettualità e non avrà una linea di continuità. Beh, io per 16 anni, lo posso dire con orgoglio, andavo a lavorare e ogni giorno percepivo il piacere di andare a lavorare come se fosse stato il secondo giorno, perché il primo avevo delle titubanze. E ogni giorno avevo una motivazione in più per cercare, nell'esercizio del mio ruolo, di porre quelle basi della riabilitazione. Ovviamente coadiuvato dalla direzione, coadiuvato dall'area trattamentale, coadiuvato da una forte squadra di volontari. Abbiamo realizzato tanto. Il carcere, al pari degli ospedali, al pari delle comunità, dei disagiati, è un luogo di sofferenza. E quindi, sempre nello spirito del volontario, lenire le sofferenze di un luogo di sofferenza penso che sia cosa buona e giusta, nell'ottica di quanto affermavo, nell'ambito di quell'ottica a cui facevo riferimento prima, volgere sullo sguardo all'indietro. Anche perché, tengo a precisare un aspetto, il peso di una condanna per un errore commesso e certificato dalla giustizia non viene pagato solo dal reo, ma viene pagato anche dai familiari che vengono privati di un punto di riferimento. Quanti figli vivono in lontananza rispetto al proprio papà? Quindi nell'ambito dell'attività di volontariato, che io sinergicamente, ripeto, ho una squadra forte di volontari che negli anni ha fortificato notevolmente le sue fila, abbiamo cercato
di mantenere inalterato questo rapporto, rapporto familiare, di mantenere inalterata la sfera affettiva, anche per riconoscere un diritto a un bambino che è privo di responsabilità. Non abbiamo fatto niente di eccezionale, però abbiamo creato quelle condizioni per non interrompere un rapporto che non può essere interrotto. Preside, nel corso dei suoi 16 anni in carcere, non solo come docente, ma anche come assistente volontario, lei è divenuto fautore e protagonista di iniziative significative di cui si è tanto discusso. Basti pensare a Sportivamente o a una partita con papà. Questi sono degli eventi che danno concretezza a ciò che ho appena detto. Sono stati eventi in cui l'evento calcistico in sé, oltre ad appassionare i partecipanti, aveva una finalità, quello di infondere il valore della regola. In effetti, dalla semplice partita di calcetto, siamo andati oltre, perché poi quando la partita di calcetto terminava, noi andavamo in aula e ci soffermavamo nella nostra disamina e nella nostra analisi della partita, che come tutti gli sportivi sappiamo è canonica dopo l'evento, ci soffermavamo proprio sull'importanza della regola. L'importanza della regola che non si percepiva soltanto all'esito della singola partita, ma dall'inizio del torneo, perché noi abbiamo realizzato un torneo con ben 37 partite. Più che torneo, ritengo che sia proprio quasi come un campionato di Serie A. Quindi una regola che ha sovrainteso il tutto dall'atto organizzativo fino all'atto conclusivo. E poi l'atto conclusivo, secondo me, proprio all'insegna di quel rapporto indissolubile tra reo e famiglia, era rappresentato dalla partita con papà. Secondo me una partita unica, unica, da fare invidia a una finale di Champions League, perché vedere i soggetti ristretti giocare e gioire per un gol e vedere i loro figli fare il tifo per il loro papà, secondo me è un'emozione unica che può essere descritta in maniera assolutamente veritiera soltanto da chi l'ha provata. Preside, in conclusione, il frutto di questi 16 anni, ripeto, di docenza, di volontariato, ma anche lei ha operato come avvocato, quindi come legale, sono confluiti all'interno di un libro, al di là delle sbarre, che speriamo presto Allora, di vedere nelle migliori librerie, non. è un lavoro completato che deve essere rivisitato. In questo frangente, rispetto a questo lavoro, sono un po' negligente, perché devo essere sincero, non lo sto rileggendo e non lo sto Rivisitando, sì. rivisitando perché il momento è quello che è. E io intendo dare assoluta priorità e precedenza ai ragazzi che frequentano la scuola. Perciò questo è un lavoro che può attendere. Adesso portiamo a conclusione questo difficile anno scolastico, prepariamo al meglio i nostri ragazzi che ci stanno per lasciare perché sono prossimi alla maturità e contribuiamo al meglio e con tutte le forze alla loro sicurezza e alla loro preparazione. Quindi questo è un impegno gravoso che mi occupa in maniera esclusiva, però di questo sono contento perché i ragazzi rappresentano il mio cuore, il mio tutto, la mia quotidianità e quindi va bene così. Bene, io non posso che ringraziare, credo che nonostante il lasso temporale limitato ci siamo detti comunque tutto a grandi linee di quello che era previsto anche dalla nostra scaletta. Quindi ringrazio nuovamente non solo i telespettatori che ci hanno seguiti e che condivideranno, speriamo con piacere, questa quarta puntata di Salotto Culturale o dalla pagina Facebook o dal canale YouTube dell'emittente Manfredonia TV. Ringrazio la regia impeccabile di Andrea Colaianni e il dirigente scolastico, professor Luigi Taglienti, dell'IPO Michele Lecce.
Istituto Alberghiero con sede a Manfredonia e San Giovanni Rotondo. Grazie Preside. Grazie per l'invito, ripeto, quando si parla di scuola è per me motivo di orgoglio e soddisfazione condividere un tema così importante. Io rinnovo nuovamente l'invito a leggere sui nostri canali, sui nostri social, l'urgente donazione di plasma iperimmune per una nostra concittadina che versa in condizioni gravi. Mi associo anche io a questo invito e ripeto, il donare è un dono, non solo per chi riceve, ma anche per chi lo pone in essere. Grazie. Grazie Preside, grazie a tutti e l'appuntamento con Salotto Culturale è fissato come sempre venerdì prossimo alle ore 19. Buona serata.